C'è sempre un momento in cui arrivano i nuovi, nuove voci, nuove storie, serve chi le racconta, chi le scrive. Ed ecco un ragazzo che prende la sua generazione e la racconta, che diventa culto, mito, maestro e guida. Pier Vittorio Tondelli, categoria narratori. Nasce a Correggio nel 1955, il liceo classico da cui esce nel 74 e già scrive piccoli articoli per il giornale dell'Azione Cattolica. Per l'università sceglie il DAMS di Bologna, segue i corsi di Umberto Eco, di Gianni Celati. Ma Bologna è più che una sede di studio, è a quei tempi una straordinaria fucina di talenti, sommovimenti culturali, agitazioni poetiche e politiche. Tondelli è chiuso, timido, impacciato, si occupa di teatro nella sua Correggio, ma soprattutto scrive ed è nell'ultimo tratto dei 70 che mette mano agli appunti che porteranno al suo primo libro, Altri libertini. Quando il libro esce, 1980, è una rivelazione poderosa. La critica lo accoglie con clamore, se ne occupa anche la censura. Come sapete, il libro di Tondelli è stato anche molto apprezzato dal giudice Bartolomei dell'Aquila, che ne ha disposto il sequestro per oscenità. Per il linguaggio, per gli amori omosessuali, per il perfetto riprodurre le passioni generazionali di quell'epoca che pochissimi hanno raccontato da dentro e nessuno come lui. Dopo l'uscita del libro arriva la laurea, la partenza per il servizio militare. Quell'anno, come lo descrisse lui, di svacco, trasandatezza e noia, diventa presto un libro, Pao Pao, che esce sempre per Feltrinelli nel 1982. Tondelli è ormai una voce importante della nuova narrativa italiana. Passa a Bompiani e pubblica Rimini, è il 1985, e un altro successo notevole, condito dalle solite polemiche. In qualche modo è un libro che chiude un ciclo. Tondelli, trentenne, si trasferisce a Milano, viaggia molto, va spesso a Berlino, tappa obbligatoria nell'éducation sentimentale della sua generazione. Nel 1986 pubblica Biglietti agli amici. Intanto avvia con la casa editrice Transeuropa il progetto Under 25, una palestra per giovani narratori, da cui usciranno negli anni seguenti alcuni dei migliori giovani scrittori italiani della generazione successiva. Comincia la stesura di Camere separate, che uscirà sempre per Bompiani nell'89. Un weekend postmoderno, cronache e racconti degli anni 80, chiude di fatto la sua piccola epopea gloriosa. Tondelli, malato di AIDS, muore alla fine del 1991, mentre ancora elabora progetti, lavori editoriali, sceneggiature. La sua figurina, partita come scheggia generazionale, è diventata una specie di guida, un piccolo maestro, insomma, di quelli che indicano la strada. Il racconto di quegli anni, la generazione a cavallo tra i 70 e gli 80, il privato, il pubblico, le musiche, gli amori, le capitali delle culture giovanili, da Bologna a Milano, da Firenze a Berlino. Tondelli era un linguaggio nuovo e il fremito, la gioia, l'abisso di una generazione di cui si parlava molto e che rimaneva un oggetto sconosciuto. Per anni sulla rivista Rockstar, la sua rubrica Culture Club, affettuoso omaggio al gruppo pop di Boy George, raccontava, tesseva un dialogo continuo con quella generazione, ne diceva dischi, libri, passioni, manie, come in un diario in pubblico. Anche questo, un lascito tondelliano, uno dei tanti. Che come si sa in Italia tutti scrivono e nessuno legge, tutti scrivono poesie, racconti, diari, memorie, libri di viaggio, d'avventure e nessuno legge un libro. Pochi narratori giovani hanno lasciato come Pier Vittorio Tondelli una lezione preziosa a quelli venuti dopo. Se agli esordi con Altri libertini e poi con Rimini la sua opera viene letta soprattutto come un elemento generazionale, si capirà poi con Camere separate o con Weekend postmoderno che la capacità di narratore era sopraffina, densa, magistrale. I volumi di Under 25, le antologie di giovani narratori da lui curate, rivelarono poi che quelle generazioni avevano storie da raccontare e non chiedevano altro che di imparare a farlo. Tondelli
giocò per loro il ruolo del maestro, del fratello maggiore, dell'amico che indica la via. Anche per questo la sua figurina è circondata di affetto e ammirazione e la sua lezione è ancora qui.